avevo un ristorante che purtroppo non c'è più. Dopo il terremoto del 24 è stato gravemente lesionato, era inagibile. Dopo il 30 è venuto praticamente a terra. Insieme a esso ho perso parecchi familiari, come del resto tante persone di Amatrice. Una matriciana che non è solo un piatto di pasta, sugo, guanciale e pecorino per dire che il terremoto non ha l'ultima parola. Noi andiamo in giro sia in Italia che per il mondo per proporre appunto i prodotti del nostro territorio, per dire alle persone come bigliettino da visita che noi ancora ci siamo. E infatti Daniele Bonanni c'è in fiera per proporre l'amatriciana solidale, offerte libere che finiranno direttamente a chi la vita la deve ricostruire, ad Amatrice ovviamente. E cerchiamo però di risollevarci e di andare avanti. È grazie a questa solidarietà delle persone che cerchiamo di metterci in moto e non stare magari a pensare o a piangerci addosso. Questo è un modo per partire. Territorio dove siamo nati, dove abbiamo le nostre radici. E sotto a quelle macerie ci sono le nostre radici e è da quello che vogliamo ripartire. I pensieri in testa ce ne sono tanti. Ma la decisione, la strada da prendere è quella di cercare di ripartire. Lo dobbiamo ai nostri cari, ai nostri amici, ai nostri paesani che hanno perso la vita per quel posto, per quel paese. L'hanno persa perché amavano quel posto. Sarebbero potuti andare in qualsiasi parte del mondo, ma siamo rimasti e sono rimasti ad Amatrice. E quindi quello ci deve aiutare a ripartire.